chiuso il blog che avevo, sì, su Repubblica.it, sì, perché mi sembra che insomma, se uno può fare queste cose con tranquillità, sì, e in spirito di libertà, queste diciamo cose quali? Forse anche esagerando, perché a volte poi succede, no, sì, che scappino delle cose magari eccessive. Per far capire agli ascoltatori, Odi Freddi, lei ha scritto questo, questo post, chiamiamolo così, sì, insomma questo scritto per la gran massa delle persone che ci stanno ascoltando. Questo scritto, 10 volte peggio dei nazisti, questo è il titolo, sulla vicenda di Gaza, Israele, i palestinesi, eccetera, eccetera. Cioè lei sostiene che quello che sta facendo Israele con Hamas, Gaza, eccetera, sia 10 volte peggio dei nazisti. Qui già c'è Parenzo che sta friggendo. No, friggo perché sono delle scempienze, però scempiaggini totali. Lei come fa a sostenere che quello che sta facendo Israele è 10 volte peggio dei nazisti? Partiamo da qui. Io ho fatto semplicemente, sono un matematico, ho fatto un paragone numerico, ho detto che noi, io per esempio sono nato nel 50, no, quindi ovviamente le stragi della guerra erano ancora molto presenti nei racconti, no? Si ricordava sempre la strage delle fosse ardeatine, no? Sì, per dire quanto fossero efferati i nazisti, perché avevano giustiziato, tra virgolette, ovviamente, no? Nel loro senso di giustizia, allora? 335 in realtà avrebbero dovuto essere 320 italiani, no? In ritorsione alla morte di 32 invece tedeschi, cioè un rapporto di 10 a 1 che tra l'altro era stato ordinato direttamente dal Führer. Ma sta facendo la stessa cosa, Israele sta facendo la stessa cosa secondo lei? E appunto, poi ho fatto notare, no, appunto, che se queste cose sono efferate, per esempio nell'operazione Piombo Fuso che ci fu 3 anni fa, che era una ritorsione israeliana nei confronti dei palestinesi, perché in 8 anni di guerriglia, diciamo, dunque, Hamas aveva colpito con razzi, aveva fatto 15 morti, e beh, in questa ritorsione ce ne sono stati, secondo il rapporto dell'ONU, 1400, quindi effettivamente in un rapporto di 101, in questo senso, no, forse paradossale. Cioè, lei dice anche, scrive anche, se sono stati condannati all'ergastolo Kesselring, Kappler, Priebke, bisognerebbe condannare l'ergastolo anche Netanyahu e i generali israeliani? Siamo alla follia. Siamo alla follia, nel senso siamo alla follia totale, professore. Lei sarà anche un matematico, ma con grande rispetto di politica estera, non capisce un bene amato cazzo. Detto con un rispetto totale. Assolutamente nulla, perché in realtà queste cose non succedono mai, e sappiamo benissimo che i tribunali internazionali naturalmente processano chi fa comodo a loro. Ma no? Cioè, secondo lei davvero bisognerebbe processare come dire, i capi politici di Israele e i generali? Per crimini di guerra, no, lo dica. Ovviamente coloro che usano la guerra su popoli che poi in realtà sono. Capito, Odi Freddi, se lei fa il paragone con i nazisti. Ma lei, paragona, professor matematico, lei paragona, o di professor Odi Freddi, matematico, universitario, eccetera, lei paragona uno Stato democratico ai nazisti. Benissimo, lei fa il matematico, prendo uno. Cosa significa Stato democratico? Se soltanto il fatto che si arriva al potere con le elezioni, le ricordo che anche Hitler è arrivato al potere con le elezioni. Niente. Se democrazia significa non ci sono che si comporta in un certo modo, temo che Israele non sia particolarmente democratico. Allora, traffico, torniamo subito. 18:47. Ambulanza? Come traffico? Ambulanza, casomai dopo. Odi Freddi conferma tutto, però il problema adesso è un altro. Non soltanto l'idea di Odi Freddi, che uno può dire... Può contestarle. Può contestare, eccetera. Ma un titolo del genere, uno scritto del genere, in cui si paragona Israele ai nazisti, può essere pubblicato, oppure ha fatto bene Repubblica a cacciare Odi Freddi? Cioè, anzi, se n'è andato lui a cassare questo scritto. Ma secondo lei il fatto che abbiano deciso di cancellare questo scritto 10 volte peggio dei nazisti, questo è il paragone che lei ha fatto con Israele, deriva dalla, come dire, dalla famiglia De Benedetti, mettiamola così. Dall'editore. Dall'editore. Credo che De Benedetti abbia cose più urgenti e anche più importanti da fare che non seguire queste piccole diatribe. Credo che ci sia stata, almeno questo è quello che ho sentito, una protesta abbastanza forte. Credo, di nuovo, no, perché la protesta non è stata fatta con me, bensì con il sito di Repubblica, di alcuni esponenti della comunità ebraica. Io, tra cioè chi tocca, scusi un attimo Odi Freddi, chi tocca Israele muore? Questa è la sua tesi? Questa è la cosa interessante, perché io appunto nel blog, tra l'altro se lo va a leggere, no, si può trovare ancora, non più sul sito. Sì, che poi tra l'altro toglierlo dal sito non, alla fine non vale niente, perché poi in realtà questa polemica lo fa circolare molto di più. Ah certo, ma questo comunque ormai era già stato riprodotto, però dicevo sul sito, sul blog, io non parlavo assolutamente di ebrei, parlavo del governo israeliano e di questo particolare fatto. Sì, paragonando il governo ai nazisti, insomma, questa è la cosa, professore. Chi è stato a decidere di cancellare questa cosa? Questo mi immagino che sia stato
stata la direzione del sito di Repubblica. Ma secondo lei non è legittimo? Scusi, perché se n'è andato lei? Non è legittimo che l'editore sceglie? Infatti, non so se lei ha letto poi il post in cui io poi ho deciso appunto di andarmene. Io dico, ma è ovvio, io ero ospite, no, in un sito che non è mio e loro hanno tutti i diritti di farlo. Però poiché i blog sono interessanti, io non sono un giornalista professionista, quindi ho allora le opinioni, no, naturalmente, no? E se lo posso fare in libertà, nel senso di dire quello che penso, no? Allora va bene. Se invece devo preoccuparmi ogni volta che scrivo, perché oggi sono magari la comunità ebraica, però io per esempio prendo ma che c'entra la comunità ebraica? Sul Vaticano, sì, ma che c'entra, eccetera, la comunità ebraica? C'entra il fatto che il giornale, cioè, fosse... è stata la comunità ebraica a fare pressioni su Repubblica, secondo lei? Così mi hanno detto. Così le ha detto chi? Secondo lei chi poteva avere interesse, no, a fare pressione su questo? Beh, la linea editoriale del giornale, semplicemente il giornale ha ritenuto il suo scritto poco adatto. Però se lei pensa veramente che la comunità ebraica ha detto cacciate o Di Freddi, nessuno, con tutto rispetto al professor Di Freddi, la comunità ebraica ha di meglio da fare, credo. Permetta, non ho capito con chi sto parlando, soprattutto non ho capito per quale motivo devo usare questo tono. Io mi sembra che io mi accaloro, professore, io sono Parenzo, mi accaloro quando sento delle cose che reputo delle scempiaggini matematiche, scientifiche, scempiaggini scientifiche proprio. Però voglio dire, per carità, lei può dire quello che le pare, insomma. Appunto, è proprio questo. E allora, se non posso dire quello che urlare mi pare, al complotto, non ho fatto nessuna polemica, ho detto che chiudevo il blog. Ma io mi accaloro. Lei va a votare per le primarie del PD, per caso? Del centro-sinistra? No, questo credo che non c'entri. Lo so che non c'entra, però è una curiosità. Va a votare per le primarie? Io ho fatto una presa di posizione pubblica a favore di Vendola, quindi... Ecco. Ma Vendola sa che lei paragona i nazisti agli ebrei? Non credo che allo Stato ebraico. Di questo, come d'altra parte non penso che quando qualcuno viene votato non si preoccupa di... No, così, per sapere, no, insomma. Lei non è un passante, lei è il professor Oddi Freddi, non è uno qualunque. Sì, io per esempio, comunque dico, ho preso posizione a favore di Vendola, non dimenticando per esempio che lui è cattolico e io sono ateo, come vedete, insomma, in politica non è che bisogna essere d'accordo su tutto, anche perché altrimenti credo che se si dovesse votare un candidato sul quale siamo pienamente d'accordo, nessuno voterebbe nessuno. Ma lei, secondo lei, su Israele e i palestinesi, Vendola pensa come lei? Non lo so, onestamente mi interessa poco, perché credo che quando uno va a votare per un Presidente del Consiglio soprattutto si preoccupa della politica interna, no? Beh, insomma, dipende. Soprattutto, ho detto.